Il centro storico di Venaria fu progettato da Amedeo di Castellamonte come scenografia urbanistica che doveva, attraverso la via Maestra o Contrada Granda, oggi via Mensa, sottolineare prospetticamente l'ingresso alla Reggia e che doveva congiungere idealmente il borgo produttivo, ricco di botteghe artigiane, con la dimora nobiliare. La pianta del borgo doveva svilupparsi in modo da disegnare un collare dell'Annunziata, massima onorificenza della Casa Savoia, con la piazza dell'Annunziata posta in corrispondenza del medaglione. La piazza costituisce un elegante esempio di architettura barocca, caratterizzata da due chiese contrapposte. È l'unico comune piemontese, oltre a Torino, a poter vantare sul proprio territorio la presenza di più di una residenza sabauda. La 6-700esca Reggia di Venaria Reale e gli 800eschi appartamenti reali di Borgo Castello, siti nel Parco Regionale La Mandria. Venaria Reale, insieme a Ceresole Reale, è uno degli unici due comuni italiani a poter fregiarsi del titolo reale. La Reggia di Venaria Reale è una delle residenze sabaude, parte del patrimonio UNESCO. Fu progettata dall'architetto Amedeo di Castellamonte. A commissionarla fu il duca Carlo Emanuele II, che intendeva farne la base per le battute di caccia, nella brughiera collinare torinese. La Reggia è una delle residenze più importanti della dinastia sabauda in Piemonte, e probabilmente il più grande in termini di dimensioni. Già ha recentemente subito un importante restauro, cella riportata al suo originario splendore. La chiesa di Sant'Uberto, vero gioiello di architettura, è inserita nel complesso del Palazzo Reale. Alla metà del XVII secolo, il duca Carlo Emanuele II di Savoia e la duchessa Maria Giovanna Battista decisero di aggiungere una residenza nei dintorni di Torino. Fu così nominato Amedeo di Castellamonte per progettare una tenuta per la caccia e il tempo libero. Il suo grande progetto comprendeva il palazzo, il parco, il terreno di caccia nel bosco e un villaggio. A partire dal 1699.
L'architetto Michelangelo Garove ha ridisegnato l'intero complesso della Reggia in un ambiente ancora più imponente, corrispondente alle ambizioni di Vittorio Amedeo II. I giardini sono stati ridisegnati in stile francese, con la vista che si apre all'infinito su una nuova scala come dettato dal gusto della più grande corte europea di Versailles. Fu adibita a caserma militare all'inizio dell'Ottocento, dopo l'arrivo di Napoleone, quando il re fuggì dal feudo e successivamente restituito. Il layout originale dei giardini sono stati spazzati via per fare spazio a un campo di esercitazione militare. Così cavalli, cannoni e moschetti vennero a sostituire aiuole, fontane e sculture. Il parco brulicava di truppe in uniforme nelle guerre di indipendenza e poi con soldati italiani durante la Prima e Seconda Guerra Mondiale. Quando i militari se ne andarono, la reggia cadde preda di vandali che la spogliarono, portando via tutte le parti riutilizzabili, compreso infissi e vetri delle finestre. Era in questo periodo di oblio che la comunità locale e l'autorità per i beni architettonici hanno messo in atto i loro migliori sforzi per salvare il complesso. Il restauro della reggia e dei giardini fa parte del progetto La Venaria Reale, anche questo mirante a far rivivere il vicino borgo antico e il Parco della Mandria. Fu il più grande progetto di restauro dei beni culturali mai intrapreso in Europa, che comprendeva una superficie di 100.000 metri quadrati, recuperando 9.500 metri quadrati di stucchi e 1.000 metri quadrati di affreschi, con l'aggiunta della superficie di 4.500 metri quadrati delle scuderie iovariane, uno degli spazi architettonici più imponenti della Venaria e del barocco europeo. L'inaugurazione il 12 ottobre 2007 ha segnato la rinascita della Reggia e dei suoi giardini. Architettura, storia, paesaggio, una corte moderna che ospita una esposizione permanente, grandi mostre, arte, spettacoli, concerti, conferenze, programmi di intrattenimento ed eventi. Bellezza, tempo libero e la cultura sono finalmente tornati alla Reggia di Venaria. Arrivederci, presto visiteremo il Parco della Mandria e il suo castello.